Si è svolto al porto turistico Marina di Pescara, al padiglione intitolato al compianto Daniele Becci, la cerimonia di consegna del premio Storia di Alternanza, promosso da Union Camere e dalla Camera di Commercio Chieti Pescara. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d'alternanza scuola-lavoro, ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor. Il premio da quest'anno è inserito nell'ambito di Camera Orienta, un progetto del Sistema Nazionale delle Camere di Commercio che punta ad agevolare i processi decisionali degli studenti favorendo una migliore conoscenza del mercato del lavoro e delle sue dinamiche. Primo premio per la sezione licei all'Algeri Marino di Casoli, per gli istituti tecnici al Cuppari di Alanno, diverse le scuole che hanno partecipato alla iniziativa con relativi video. Letizia Scastiglia, Presidente Agenzia di Sviluppo, componente Giunta Camerale, Camera di Commercio Chieti Pescara, e Piero Brandimarte, dirigente Ampal Servizi. Certamente è importante per la scuola perché dà la possibilità ai ragazzi di affacciarsi ad un mondo che per loro è sconosciuto, che è quello dell'impresa appunto, e cimentarsi proprio anche concretamente. Ad esempio, la scuola di Alanno che ha vinto ha fatto proprio concretamente esperienza del proprio percorso formativo in un laboratorio di analisi. È importante perché i ragazzi, ripeto, riescono ad entrare in questo contesto che per loro è sconosciuto, ma è un'opportunità enorme anche per le imprese, perché hanno possibilità di cogliere gli spunti che vengono dal mondo della scuola, anche un punto di vista diverso che è proprio quello dei giovani, con una visione e con un linguaggio innovativo rispetto a quello che solitamente le imprese magari percorrono, soprattutto le piccole imprese nella loro attività quotidiana. Quindi va dato un plauso a questa iniziativa, il merito ovviamente della Camera di Commercio che ha accolto questa iniziativa che ha più ampio respiro a livello nazionale, e la ripetiamo insomma a livello territoriale nella Camera di Commercio Chieti Pescara. Insomma, è importante. E va anche sottolineato l'altra scuola vincitrice, che è quella di Casoli, perché ha saputo coniugare appunto innovazione con i temi e i valori che sono importanti nella nostra Costituzione. Hanno parlato proprio della resistenza, dei percorsi della resistenza del nostro territorio. Quindi queste sono anche importanti, cose importanti, perché si radicano alle radici, alla storia del nostro territorio. Non peraltro questa non è la prima edizione. No, ci troviamo alla seconda edizione e, ripeto, per questa nuova Camera appunto fusa di Chieti Pescara, e insomma aspettiamo che ci siano anche altre richieste, che siano più istituti a partecipare, perché ovviamente la sfida diventa più interessante quando il numero dei partecipanti è maggiore. Importante avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, e non è facile soprattutto al giorno d'oggi. Non è facile perché comunque viviamo come società un clima di sfiducia, ed è importante far riemergere un po' quello spirito positivo e quell'energia costruttiva che ha accompagnato un po' il nostro paese anche nei momenti più difficili. Ecco perché nell'edizione di quest'anno ci saranno appunto le testimonianze di alcuni imprenditori che hanno fatto il loro percorso di studio e poi si sono cimentati nell'autoimprenditorialità. Perché diciamo che è un qualcosa di positivo non solo per le scuole e gli studenti, ma anche per gli stessi imprenditori. Certo, nel senso che l'impresa molto spesso deve alzare lo sguardo da quello che è il lavoro quotidiano, per cogliere anche queste opportunità che questo sistema di riforma scolastico in qualche maniera ha imposto alla scuola, di collegarsi necessariamente al mondo delle imprese, anche perché si riesce anche ad influenzare su quelli che sono i percorsi formativi, per avere poi magari anche una manodopera formata già al momento di poter inserire in un percorso lavorativo. Per concludere, come si suol dire, progetti per il futuro? Rispetto all'alternanza scuola-lavoro, sarà uno dei temi importanti che già nella relazione previsionale e programmatica di questa Camera è inserito appunto nel programma che dovremo realizzare. Chiaramente è importante che lo staff tecnico di supporto allo staff politico, che è la Giunta Camerale, ci sia appunto di supporto per cercare di far entrare in questi concorsi anche più istituti.
delle due province. Diciamo che la provincia è molto ampia adesso, le due province sono molto ampie, quindi ci fa piacere quando a partecipare sono istituti magari più dell'entroterra che non quelli dei capoluoghi. Pensa che iniziative come queste possano aiutare i giovani a entrare nel mondo dell'occupazione? Ma noi siamo assolutamente, fermamente convinti che le azioni legate all'alternanza scuola-lavoro rappresentino un punto di partenza fondamentale per i giovani che devono entrare nel mondo del lavoro. Ci sono anche innumerevoli ricerche che dicono che i giovani che escono da percorsi importanti di alternanza scuola-lavoro hanno molte più chance di ragazzi che non hanno per qualche motivo compiuto completamente il percorso. Noi come Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, ANPAL, siamo direttamente coinvolti in una sperimentazione del genere e seguiamo direttamente le scuole con nostri tutor che assistono proprio per sviluppare azioni in una direzione di questo genere. Un valore aggiunto non solo per i ragazzi ma anche per le imprese che si offrono a questi giovani a far sì che possano toccare con mano il mondo del lavoro. Certo, il valore aggiunto, le dico la verità, è per tutti, è per la scuola perché in questo modo riesce ad affrontare i temi legati al cambiamento, per i giovani che acquisiscono competenze che non sono esclusivamente competenze di ordine professionale, ma sono anche molto legate allo sviluppo di competenze personali. Per le aziende indubbiamente c'è la possibilità di sperimentare da subito le capacità di alcuni ragazzi ed eventualmente anche puntare su di loro per un futuro inserimento nelle aziende dove svolgono le attività. Siamo con la preside dell'Istituto Cuppari di Alano, primo classificato per quanto riguarda gli istituti tecnici, la professoressa Maria Teresa Marsili, che ci racconta un po' assieme ai docenti e agli studenti l'esperienza vissuta e che li ha condotti fino a qui. Buongiorno, l'esperienza che è stata promossa e che è stata vissuta dai nostri ragazzi in modo specifico da una studentessa, Siria Gattuso, è un'esperienza che è partita lo scorso anno scolastico e che ha visto collaborare la scuola con l'ACI, un istituto praticamente che si dedica in maniera specifica al laboratorio, ecco, che si dedica alle analisi chimiche, ed è nata come un'esperienza aggiuntiva che questa studentessa, per suo interesse e per sua curiosità, ha voluto fare oltre le ore di alternanza scuola-lavoro che aveva già definito precedentemente. È stata l'opportunità di esprimere, diciamo di dare sfogo alla sua curiosità, esprimendo anche le sue potenzialità, e nella fase iniziale tutto è stato di assorbimento assoluto, quindi ha visto, ha osservato, ha imparato e ha portato quello che già faceva parte del suo bagaglio scolastico in questa nuova realtà, certamente di alto livello e di alto impatto. E al rientro a scuola, quest'anno, al quinto anno, ha voluto continuare quell'esperienza dedicandosi ad una serie di attività che sono state condotte all'interno del laboratorio di microbiologia della scuola e con la guida della docente Gwendalina Franceschilli e di altri due insegnanti che si sono diciamo preoccupate proprio di seguirla fianco a fianco nel percorso di alternanza scuola-lavoro ed è riuscita praticamente ad esprimere queste sue potenzialità che probabilmente troveranno corso anche nella scelta universitaria che andrà a compiere questa ragazza. Per cui è stata un'esperienza sicuramente interessante, positiva, che ha coinvolto anche il resto della classe oltre che lei. Chiaramente lei ne è stata la protagonista diretta, però c'è stato il coinvolgimento di più gruppi di studenti e questa è stata l'opportunità di avere proprio il connubio, di vivere questo connubio tra scuola e mondo del lavoro in una dualità reciproca, e non del tutto scollegati come purtroppo spesso accade. E il mondo esterno ha tanto da insegnare alla scuola, che se non avesse questa opportunità di apertura resterebbe
sarebbe ancorata soltanto nei suoi limiti, nelle sue teorie e all'interno dei propri laboratori. Questa invece è un'opportunità grande e che speriamo di poter continuare a compiere sia con questo laboratorio che con altre aziende, con altre realtà con le quali la scuola si confronta, ma proprio per una crescita dei nostri ragazzi che poi sarà meglio sviluppata ed articolata nel proseguo. L'Istituto di Istruzione Superiore Algeri Marino di Casoli, siamo con la preside, la dirigente scolastica Costanza Cavaliere. Voi vi siete aggiudicati il primo premio per quanto riguarda i licei in questo progetto, in questa iniziativa voluta dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, e avete proposto anche un tema abbastanza delicato che unisce il passato al presente ma anche al futuro. Sì, è stata una strada particolare che ha voluto essere di sperimentazione e di ricerca nel campo delle attività che in genere si progettano per l'alternanza scuola-lavoro. Ed è stato di ricerca non soltanto per l'insieme delle documentazioni e delle esperienze da prevedere per i ragazzi, ma anche come proposta di futuro occupazionale e vocazionale per il nostro territorio, in quanto sappiamo bene che il turismo culturale non è molto diffuso, in modo particolare quello della memoria. Ecco perché la scelta è stata orientata in questo senso. D'altronde noi siamo anche inseriti in un contesto che ha tanti segni dal punto di vista storico: la linea Gustav, la nascita della Brigata Maiella è avvenuta a Casoli, l'eccidio di Sant'Agata e tante altre che comunque ci sono e sono sicuramente molto rappresentative ed importanti a livello territoriale. Avete un po' ripercorso quel momento di storia, anche se era un vissuto dei ragazzi raccontato, immagino, non solo letto attraverso i libri, ma raccontato anche attraverso i testimoni che poi l'hanno vissuta. È stata una ricerca attraverso i testimoni e per la Brigata Maiella ne sono davvero pochissimi, ma è stata un'esperienza anche attraverso proprio i luoghi con delle rilevazioni di tipo geologico per cercare di dare spiegazioni a dei movimenti bellici che sono stati orientati, anche perché le condizioni naturalmente delle strade, dei percorsi erano particolari e quindi hanno dato una svolta anziché un'altra, quindi sono fattori intervenienti che magari possono orientare in un modo le azioni che non in un altro. Per di più è stato anche portato altrove la possibilità, insomma, il progetto iniziale dei ragazzi, perché si sono incontrati con aziende che fanno turismo della memoria soprattutto a livello europeo. È una pratica poco in utilizzo in Italia, ma in Normandia, in Belgio, in Olanda ci sono simposium internazionali di agenzie che fanno turismo del lavoro e i nostri ragazzi hanno sperimentato questo essere parte di un'impresa formativa simulata e addirittura hanno avuto anche una patente per poter essere guide turistiche della memoria.